Bella a tutti ragazzi, questo è la Fra che vi parla. Oggi sono qui con un nuovo video su Clash of Clans. È un video un po' particolare, come avete letto dal titolo. E infatti il pubblico a cui si indirizza non sono i giocatori di livello alto, o comunque che hanno una certa esperienza su Clash of Clans, ma sono soprattutto i giocatori che magari hanno appena iniziato o hanno iniziato da poco e quindi si fanno certe domande sulle vere meccaniche di gioco di Clash of Clans, ossia perché, come funziona, eccetera. Quindi ho deciso di fare un video apposta che spieghi in un certo senso alcuni particolari del gioco che talvolta a noi potrebbero sembrare banali, noi giocatori di livelli un po' più alti, mentre a giocatori appunto inesperti potrebbero rivelarsi dei dubbi, ecco. Rido anch'io perché a vedere la domanda del titolo sorge spontaneo dire: ma mi sembra chiaro. La domanda, infatti, è: municipio fuori perché? Perché tenere il municipio fuori? Che senso ha? A noi potrebbe appunto sembrare una cosa scontata e molto, molto chiara e facile da concepire. Ma a me è successo che quando ho iniziato a giocare, non avevo mai visto Clash of Clans in vita mia, ho iniziato a giocare e domandavo a un mio amico perché tenesse il municipio fuori. Perché, infatti, gli chiedevo: ma come mai tiene il municipio fuori? Che senso ha? E gli davo anche un po' dell'intorcento, ecco, del poco sveglio, perché appunto l'ideologia. Uno parte giocando su Clash e capisce subito che il municipio è praticamente la cosa più importante. Naturalmente all'inizio, sto parlando dell'inizio, ragazzi. E capisce che se uno ti attacca, ti fa automaticamente una stella distruggendoti il municipio. Quindi, ma che senso ha tenerlo all'esterno e non proteggerlo affatto? Beh, ragazzi, iniziamo ad inquadrare principalmente il genere di città. Una città che tiene il municipio fuori si viene nominata di solito, a meno che uno non faccia proprio una disposizione abbastanza scrausa, ecco, viene nominata città farming. Farming significa appunto coltivare, quindi far su risorse, tradotto in termini abbastanza schietti e semplici. Ossia fare su il nostro oro, il nostro elisir e il nostro elisir nero, che verrà poi più avanti. E quindi abbiamo inquadrato un attimino la situazione. Questa, ad esempio, è una città farming. Le caratteristiche della città farming sono che deve mantenere le risorse in posizione più centrale possibile e fornire una grande protezione a quest'ultima, quindi soprattutto ai depositi e in maniera meno relativa, ma comunque importante, anche agli estrattori e alle miniere. Se noi mettiamo quindi il municipio fuori, avremo un elemento in meno da proteggere e questo va a favore dei nostri depositi. E il municipio inoltre occupa uno spazio più vasto e quindi ciò amplierebbe la disposizione e renderebbe anche più complicato a tutte le difese di fornirgli un'adeguata protezione. Quindi la prima causa per cui teniamo il municipio fuori, ma non è sicuramente la più rilevante, è il fatto di creare spazio e assicurare numerose difese, e l'interno della disposizione ai depositi. Il secondo pensiero che ci facciamo, ed è secondo me tra le cose più importanti per quanto riguarda il fatto di tenere il nostro municipio fuori, è che durante un attacco, se l'avversario vi distrugge il municipio, vi si attiverà automaticamente uno scudo. Uno scudo che non ricordo bene, ma credo che sia di 12 ore. Se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, ma suppongo che sia proprio uno scudo di 12 ore. Quindi spesso i vostri avversari sono a caccia di trofei e vedono uno col municipio fuori. Pensano bene di attaccarlo, magari utilizzando pochi arcieri, poche truppe, perché in questa maniera guadagnano trofei in maniera facile e senza neanche sprecare troppe truppe. Certo, voi ci perdereste trofei, ma in questa maniera il loro interesse verterebbe soprattutto sui trofei e quindi non si preoccuperebbero neanche di utilizzare altre truppe per distruggervi la città.
Questo naturalmente non tutti gli avversari lo fanno, ragazzi, ci tengo a sottolinearlo, perché magari spiegandolo così è come se tutti andassero ad attaccarvi solo per il municipio. No, però tenendolo fuori sicuramente gran parte degli avversari che scorreranno il vostro villaggio vi attaccheranno per questa causa, quindi per togliervi quei 6, 7, 8 trofei, anche 10, e non si interesseranno di buttarvi giù tutta la città, cosa che dovrebbero fare se volessero ottenere trofei, ma se voi aveste il vostro bel municipio all'interno. Quindi già capite che il compito sarebbe molto più arduo e complicato. Tenendolo fuori, quindi perderete sicuramente i trofei, infatti non è una disposizione che vi fa far su coppe o trofei, chiamateli come volete, perché punta sul farm e quindi sul lasciarvi tante risorse, ma a discapito dei trofei, questo mi sembra chiaro. E avrete il vostro scudo, vi attiverà lo scudo, perderete quei pochi trofei e lo scudo vi proteggerà per praticamente mezza giornata da eventuali altri attacchi. In questa maniera voi potrete tranquillamente produrre e produrre sempre più risorse grazie ai vostri estrattori, restando sicuramente indisturbati da diversi attacchi e per diverso tempo, dato il fatto che lo scudo è attivo e che appunto vi siete protetti perdendo qualche trofeo, ma sicuramente mantenendo le vostre risorse dove stanno. Credo di essermi spiegato e spero di essermi spiegato in maniera più chiara possibile. Ragazzi, voi che siete alle prime armi, ecco, che avete appena iniziato, ci tengo a sottolineare che i trofei non sono assolutamente la cosa più importante di Clash, non sono la più importante, certo fanno quello spirito al gioco, che comunque di crescere, di trofei, di lega, eccetera, però non sono la cosa più importante, quindi non deve essere il vostro obiettivo quello di raggiungere il più alto numero di trofei, almeno all'inizio, ma bensì quello di crescere nel vostro villaggio, quindi aumentare soprattutto quello che è il livello e non i trofei. Quindi questo spiega il fatto che si possa rischiare di perdere quei 10 trofei massimi quando vi buttano giù il municipio, che poi potrete recuperare con un semplice attacco, magari quando lo scudo vi è esaurito. Ecco, queste sono le ragioni, le principali ragioni che spiegano il fatto che il municipio si tenga fuori, e spero di avervelo appunto presentato un po' la situazione in maniera chiara e limpida, in maniera tale che voi possiate capire. Se c'è qualcosa che non vi è chiaro, vi prego di segnalarmelo sotto nei commenti e di scrivermelo. Scrivetemi qualsiasi domanda di qualsiasi tipo relativa a questo video oppure a video che avete visto appunto avete ritenuto interessanti. Dato la fai tutto, ragazzi, mi scuso se non è stato un video di attacchi o di guerre, di war, eccetera, solo che ci tenevo a dare una mano a quelli che appunto da poco sono su Clash. Dato la fai tutto, e ci vediamo alla prossima. Ciao!